Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerri ed oggi scopriamo un altro gioco indipendente sulla falsa riga del più famoso Animal Crossing, un gioco appunto che ci permetterà di esplorare l'ambiente, costruire, parlare con gli NPC, allevare e tante altre cosine molto molto simpatiche. Il gioco in questione è appunto Occo Life e andremo a scoprirlo assieme. Ma prima vi invito ovviamente a lasciare un like per supportare il video, lasciarmi un commento per farmi sapere cosa ne pensate e ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivervi, scusate, a questo canale e anche al canale Twitch per scoprire giochi come questo e non solo. Avviamo il gioco. Qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, avevamo provato anche l'altrettanto valido Cozy Grove, che nel caso non conosciate vi lascio qui in descrizione da vedere ovviamente dopo questo video. Allora, personalizziamo il nostro personaggio. Possiamo ruotarlo? Ok. Non credo abbia un sesso, nel senso che non ci fanno scegliere se è maschio o femmina, dipende un po' dal tipo di capello che mettiamo. Mettiamo così, così, perfetto. Andiamo qui, colore della pelle, lo mettiamo un po' più chiaretto in modo che rispecchi la mia fisionomia, bene o male. Colore occhi blu, esattamente come i miei. Si vede? No. Vabbè, fidatevi, sono blu. Bellissimi. E colore dei capelli marroni, neri, marroni, marroni. Mesh? Rosa. Anche se in realtà più che mesh, vabbè, cambiano praticamente tutto. Ok. Basta, la personalizzazione, ragazzi, è finita qua. Capelli, colore degli occhi, eccetera, eccetera. Vabbè, è molto molto semplice, ma d'altronde non mi aspettavo nulla di diverso, insomma. Vediamo un po' come inizia il nostro viaggio. Con un viaggio in treno e l'arrivo, appunto, in un nuovo paese. E piove tanto. Allora, graficamente devo dire che è molto molto simpatico e molto carino. Cozy Grove lo era ancora di più, secondo me, ma non tanto per la grafica, ma per lo stile artistico, perché quello era tipo una sorta di 2 dimensioni barra 3 dimensioni tipo disegnato, molto molto bello. Qua invece siamo un po' più verso Animal Crossing per l'appunto. Allora, vediamo cosa ci spiegano adesso. Tanto che girare con la pioggia, che brutto. Apri. Per il momento non vedo tutorial. Allora, Italian Translation Missing. Ah, bene, grazie. Beh, a quanto pare sta ancora piovendo. Ehi, siediti, rilassati un po'. Il gioco è in italiano, ma, come avete appena potuto constatare, manca qualche pezzetto, anche perché il gioco è in early access, per cui è ancora in fase di sviluppo, in fase di implementazione, miglioramento ed espansione, insomma. Però, a vederlo così, sembrerebbe che abbia dei potenziali, insomma. Perlomeno la qualità percepita è parecchia, insomma. Perché non ti siedi? Ok, per sederti ciccio così. Allora, Italian Translation Missing. Perfetto, un tè, per favore, un po' d'acqua. Un tè, sono un tipo da tè io. Arriva subito. Hai preso un bel po' d'acqua, eh? Non sei di queste parti, giusto? No. Beh, in questi giorni non ci sono troppi visitatori. È tutto molto tranquillo. Ecco qua. Non troppo tempo fa era una zona molto vivace, ma pian piano sono trasferiti tutti. Immagino siano andati a fare fortuna in città. Bah! Ci siamo divertiti, vero? Puoi dirlo forte. Da dove vieni? Dalla città. Credo. Su quale presupposto non si sa. Cosa ti ha portato qui? Ho preso sonno, ma come? Sul treno? Oddio, mi sa che non ne partirà. No, mi sa che non ne partiranno altri per un po'. Già, non passano spesso. Sai, non ricordo l'ultima volta che ho visto qualcuno alla stazione, figurarsi l'ultima volta che ho visto un treno. Già, già. Ma quindi, ma che cazzarola di premessa è? Hai un posto dove stare? No. Beh, è una vera sfortuna. Cos'è successo alla stanza degli ospiti che avevi a disposizione, Oma? Ora che mi ci fai pensare, tanto in questa piccola e calma cittadina non ci viene mai nessuno. Perché non lasci che... Ah, qual è il tuo nome? Enter text. Allora, in questa schermata devi usare una tastiera e un mouse. Almeno sono onesti. Il mio nome è LeFerri. Perfetto. Ok. Ah, LeFerri. Beh, perché non lasci che LeFerri usi la tua stanza degli ospiti per un po', Oma? Almeno per una notte. Sarà un po' impolverata, datemi un secondo. Secondo me Oma non voleva e basta. Infatti, quando quell'altro gli ha detto dai la stanza pure alle Ferri, si sarà tipo incazzato come una iena al suo, insomma, dentro di sé. Hai avuto modo di riscaldarti? A ogni modo, mi chiamo Moss. Possiedo il negozio proprio dall'altra parte della strada. Non è grande, ma c'è sempre bisogno di un posto che venda latte e zucchero, vero? Giustamente. Quindi?
Sì, ho alzato il riscaldamento, faceva un po' freddo lì dentro. Puoi passarci la notte. Non è che abbiamo troppi visitatori qui, di sicuro potrà restare più a lungo, non credi, Oma? Beh, vedremo. Io credo che Oma lo stia fulminando con gli occhi, credo, delle serie... Sì, va bene, anche più di una notte non c'è problema. Beh, vedremo. Classica situazione, vabbè. C'è un futon nella stanza. Ti ho procurato anche un asciugamano. Ho pensato volessi asciugarti un po'. Sali pure quando ne hai voglia. Sto per chiudere. Allora, saliamo di qua, direi. Vediamo un po' che meccaniche ci sono in questo gioco. Il futon. Perfetto. Quindi è a stampo orientale, diciamo, il futon, non credo che lo usino in Europa. Italian Translation Missing. Ok, ottimo! Più che ottimo, devo dire. Perfetto, meglio di così non poteva andare. Stanotte il vento era così forte che ha abbattuto un albero, poco lontano da qui. Moss è sul posto ora e sta cercando di capire che fare. Forse puoi dargli una mano? Sicuro! Oh, riguarda la stanza, al momento non la sta usando nessuno, quindi, beh, puoi rimanere qui quanto desideri. Non chiuderò la porta a chiave, così potrai venire a fare un riposino o rilassarti. Grazie. Mi raccomando, non fare disastri, chiaro? Fila ora. Dai, su. Vai, Lefari, corri come il vento. E abbiamo detto che è caduto un albero. Ah, eccolo qua. Non so perché si giri automaticamente sempre di qua. Ah, buongiorno, Lefari, hai dormito bene? La tempesta della notte scorsa l'ha tirato giù e ora blocca il passaggio. Abbiamo provato a trascinarlo, ma non si sposta. Ci toccherà farlo a pezzi. Ci ho provato, ma ho esaurito le forze. Puoi prendere quest'ascio e occupartene tu, certamente. Ottimo, tieni. Forza. E ok. Come si fa, tipo? L'equipaggio e... Ah, così, perfetto. Tipo hack and slash, diciamo. Cioè, no... Perdonate il paragone, nel senso che in altri giochi, tipo appunto Cozy Grove, non possiamo fare così. Semplicemente quando andiamo vicino a un oggetto, interagiamo. Qua invece lo potete vedere, possiamo farlo ovunque. Avete capito cosa intendo? Cioè, tutto in tempo reale, questo volevo dire. Lasciate stare la cazzata dell'hack and slash. Gli abitanti saranno felici. Se non devi andartene, potresti andare a salutarli e presentarti, farti conoscere. In paese è tutto talmente tranquillo, saranno contenti di vedere un volto nuovo. Meglio se torna al negozio, ora. Lascia? Ah, sì. Lasciala pure. No, scherzo. Tienila pure tu, per il momento. Potrebbe risultare utile, eh? Comunque, devo andare. Passa al negozio più tardi se sei alla ricerca di qualcosa da fare. Ho un po' di cose su cui potresti aiutarmi. Allora, prendiamo sta roba qua che presumo sia materiale da crafting. O almeno credo. Ceppo di legno. Questo qua è già bagatterello. No, dai. Pensavo peggio. Allora, vediamo un po' sto negozio. Chiusa a chiave. Perché giustamente il proprietario è lui. Qua è un vicolo cieco, per cui non ci resta che andare in direzione di là. Cioè, sto qua cos'è? Praticamente uno spiazzo con due negozi? Sarà mica un paese, allora. Allora, vediamo un po'. Qua ho raccolto delle cose, credo. Ah, petali gialli. Ecco, questo qua ad esempio non è temporale, bensì devo appunto interagire. Erba alta, ok. Personalizzazione, muri e tetto. No, qua per il momento non abbiamo nulla da usare. Casa di Oleandro. Vediamo. Ah, che bello che è. È un cagnolone. Poltrona Chesterfield. Allora, sono terribile con i nomi. Posso chiamarti Patata? Persino i vestiti che mi piacevano sono fatti di nuovi orribili materiali ora. Così ruvidi e scomodi. Vabbè, sto qua è tipo un sociopatico, lasciamo stare, va. Andiamo via. Non mi ispira neanche un po', ci voglio uccidere quello lì. Laboratorio. Quindi non ho neanche letto, però va bene. Però è simpatico pure questo. May. Ehi, sei un nuovo arrivo in paese. Molto piacere di conoscerti. Mi chiamo May. Possiamo essere amici? Stamattina ho avuto un pessimo risveglio. Mi sembra che vada tutto male. Poverino. Vabbè, vedremo più avanti, dai. Controlliamo di qua. Ah, possiamo anche spostare un po' la telecamera, diciamo. Cioè, zoomarla più che altro. Non possiamo fare tante cose per il momento. Andiamo di qua e vediamo che c'è. Al mare. Andiamo al mare, dai. Torna al menu principale. No, c'è mica tipo Y.
Rimuovi scaduti. Cioè. Niente. Vabbè, improvvisiamo. Improvvisiamo. Non ho particolari notizie, insomma. Particolari quest da fare, chiamiamole così. La farfallina, niente. Dove stiamo andando? Stiamo vagando senza meta in un certo senso. Qua sicuramente potremo pescare quando sarà ora. Una conchiglia. Questo qua sarà una quest secondo me di ripulire la spiaggia, ma comunque staremo a vedere. Allora. E dopo aver gironzolato siamo tornati al villaggio e proviamo ad andare al negozio. Che adesso è aperto, per fortuna. Forse era questo qua lo scopo, diciamo, del gironzolare un po' qua in là. Baule in legno scuro. 160 monete, ne ho 11, per cui non ce lo possiamo permettere, come direbbe Caparezza. Un benvenuto a te. Ah, le Ferri, com'è andata? Scommetto che erano tutti felicissimi di incontrarti. Sai, mi ha fatto pensare. Vedere un volto nuovo mi ha fatto capire quanto mi mancano i vecchi tempi. Non troppo tempo fa, quando c'era più gente, la cittadina era molto vitale. Avevamo una gran piccola comunità. Tutti si aiutavano. A dire il vero, non ci sforziamo più di tanto per rendere il paese invitante. Per forza che gli abitanti se ne vanno. Infatti, non so se avete visto, ragazzi, ma gli abitanti erano ben due, eh. Due. Per il momento. Sai una cosa? Star qui a lamentarsi non serve a molto. Penso che se miglioriamo le cose riceveremo più visitatori, come te. Anche se sei qui per caso. Ah ah ah. Pensi di rimanere per un po'? Ti vai ad aiutare questo povero anziano? Suppongo. No, certo, dai, diamoci dentro. È molto più entusiasta così. Così mi piaci. Sai che un tempo avevamo delle panche all'aperto su cui la gente poteva sedersi? Col tempo si sono rotte e, beh, non le abbiamo mai sistemate. Sostituite, anzi. Scommetto che Sally sarebbe disposta a darci una mano. Immagino tu non l'abbia ancora incontrata. No. Perché non vai a bussare alla porta del laboratorio per vedere se c'è... Ah, ecco, ecco. Fantastico, grazie le Ferri. Infatti il laboratorio era chiuso. Però vedo che è relativamente... poco user friendly, nel senso vai lì, fai qualcosa, cioè nel senso non ci sono indicazioni, non ci sono missioni, non c'è nulla, ecco. Io ci ho messo qualche minuto a capire che dovevo tornare indietro, appunto, eh. Allora, casa di May, eccolo qua il laboratorio, vediamo. Volevo un po' vedere la parte crafting e costruzione, qua c'è Crea, per cui va bene. Allora, Italian Translation Missing, panche. Oh, mettiamo a posto la città, eh. Grandioso. Certo che posso aiutarti. Sarebbe bello rendere questo posto un po' più... un po' meno fatiscente. Tutti ridono qua. Grasse risate. Vediamo. Posso tirar fuori qualche panca senza problemi. Anche se ho finito il legno. Un falegname senza legno. Dove andremo a finire, eh? Ho saputo che hai aiutato Mossa ad abbattere un grosso albero, vero? Allora, che ne dici di prendere quell'ascia e procurarci qualche tronco? Me ne serviranno più o meno 12, dico io. Ci penso io. Oh, sarà fantastico. Allora, in realtà ho già qualche tronco. Italian Translation Missing, perfetto. Vediamo un attimo. Equipaggiamo l'ascia. Riponi. Porcaccia. Ho sbagliato. Ma no, basta. Perfetto. Così ci piace. Semi di conifera. Dai, un altro, vediamo se ce la facciamo. Niente. Allora facciamo qua, dai. Qua. Buono. Senza disboscare tutto il villaggio, eh. Direi che così va più che bene. Quanti ne abbiamo adesso? 15. Oro. Possiamo andare da Sally. Con l'accetta in mano. Gli facciamo uno scherzone. O le facciamo, non ho ben capito onestamente. Tronchi procurati. Meraviglioso. Beh, allora iniziamo. Ecco qua. Due nuove bellissime panche. Non sono niente male, se posso permettermi. Dovrebbero andare più che bene per Moss. Le puoi consegnare tu per me, vero? Sicuro. E vai. Grazie, le Ferri. Ok, torniamo da Moss e dopo vediamo un po' il da farsi. Questo gioco, secondo me, è un gioco perfetto per qualche live a cazzo di cane, diciamo, ogni tanto su Twitch. Ecco, per cui eventualmente fatemi sapere cosa ne pensate. Che sono piuttosto curioso. Anche Cozy Grove, per esempio, da quel punto di vista era molto simpatico, eh. Tuttora lo è, ci sto giocando ogni tanto.
Lasciamo stare sta roba qua, è seme di conifera, parliamo con lui. Oh, le Ferri, com'è andata? Panche in consegna? Beh, ma sono perfette. Sai una cosa? Perché non le prendi e non vai a cercare dei posti dove piazzarle nel centro città? Fammi sapere quando hai finito. Va bene. Speriamo che il sindaco non abbia nulla da ridirci, eh. Sto scherzando, non c'è il sindaco. Allora, le panche, io direi di premere A. Ah, e dopo si fa così. Allora, ruota oggetto. Bene. Bella sta cosina qua. Ne mettiamo una qua. E l'altra. La mettiamo di fronte. Così. Credo che sia più o meno giusto. Anche se in realtà potevano fare tipo. Vedete che è molto posizionabile. È bella come cosa, però creerà imprecisioni, secondo me. Perfetto. Andiamo da Moss. Quelle panche è meglio non sapere dove le abbia messe le Ferri, comunque lasciamo stare. Avrà qualche tasca magica, immagino. Fantastico, non ho dubbio che abbiano reso più bello il posto. Risistema pure quello che vuoi. È così da anni e ci vorrebbe una risistemata. Grazie, le Ferri. Torna quando hai un po' di tempo libero. Ho molte altre idee per migliorare il villaggio. Bene, ragazzi, e noi qua concludiamo la scoperta di HoCoLife. Vi invito ovviamente a iscrivervi a questi canali, seguirmi nei vari social e vedere se c'è qualche video che vi interessa qui, per esempio Cozy Grove. Detto questo, grazie e alla prossima.